Salve ragazzi, bentornati sul canale di Zio Ivan per un nuovo episodio a Mario Galaxy. Sto registrando nel cuore della notte, così c'è un po' di tranquillità, infatti canottieraccia perché fa caldo, non posso tenere acceso il condizionatore altrimenti fa casino, quindi su via, tanto stiamo tra amici ragazzi, non vi devo impressionare in alcun modo, quello che vedete è il memmedesimo genuino. Quindi voliamo e torniamo nell'attico. Quindi io... vedi, ma posso anche fermarmi in aria. Pico, non si finisce mai di imparare, quindi qualora dovessimo prendere male le misure, possiamo fermarci. Entriamo. Mi state anticipando che mi aspettano delle galassie molto molto dure, infatti mi sta salendo un po' d'ansia. Speriamo di riuscire ad andare avanti a buon ritmo. Cometa pericolo. Va bene, facciamocela. È questa la cometa che mi avete anticipato? Non lo so, dipende dalla galassia, ma noi ce la facciamo. Cometa pericolo. Nave spettrale, ma... ah, ok, dovremmo affrontare di nuovo Kamek. Oh yes. Beh, dai, se ce la fa affrontare con un punto energia, se non altro sappiamo quello che dobbiamo fare, ok. Mi mandi... ok, grazie, molto gentile. Mi mandi direttamente qui dentro. Abbiamo un solo miserabile, schifosissimo punto energia. Immagino che questi Boo non abbiano monete dentro di sé. Naturalmente no, non c'è modo di recuperare energia, quindi mettiamoci l'anima in pace e andiamo ad affrontare il boss. Che poi, in realtà, neanche è eccessivamente difficile, basta fare attenzione alle maledette palle di fuoco che ci lancia e tenere gli occhi aperti per quando ci lancerà il guscio, cioè ora. Preso. E uno. Astroschegge. Ho rischiato tantissimo. Sicuramente mi ci vorrà più di un tentativo, non ci facciamo illusioni. Dov'è il guscio? L'ho perso. No, troppo vicino. E invece va benissimo, guscio! Prendi! Dai, che forse ci riesco al primo colpo, spero. Ah, cacchiaro, l'avevo dimenticato, i due Kamek. Ok, la situazione è molto più incasinata di quanto pensassi. Intanto una l'abbiamo uccisa. No, sono morto. Ok, riprendiamo da qui. Avanti. Ok, secondo tentativo. Una l'abbiamo fatta fuori. E due le abbiamo fatte fuori. Le palle di fuoco. Dammi un guscio. Ancora no. Ok, eccolo. Preso. Vai. Non ancora. Cerchiamo di mantenere la calma. E questo che... ah, ok, Kamek. Aspettate, facciamole sparare. Una. E due. Dai che abbiamo il guscio. Vai. Alla grande. Sì. Ok, dai. Mi ci è voluto soltanto... mi ci sono voluti soltanto due tentativi, ma ce l'abbiamo fatta. Oh yes. Bene, bene. Torniamo quindi al planetario. Oh. 88. Salviamo, certo.
e rientriamo. Quanta roba mi manca? C'è una stella da prendere qui, che non ricordo qual è. Mica sarà una stella. No, non è una stella segreta. Perché me la sono dimenticata? Ah, il brigante del lago sotterraneo. Oh, salve. Ah, a proposito, ragazzi, mi avete fatto notare, anzi mi sa che mia sorella mi ha fatto notare, che io l'ultima volta l'ho chiamato tipo squalo, ma errore veramente, da pivello è un'orca, ragazzi, un'orca, non uno squalo. Come cavolo ho fatto a chiamarlo squalo? Posso salire? Oh, guarda chi c'è. Vabbè, lasciamo perdere, proseguiamo. Capitan Todd. È apparso il brigante dell'oceano. In qualità di capitano lo fermerò io. Tu, Capitan Todd, ma finora non hai fatto nulla. Abbiamo visto che sta sul fondo dell'oceano. E qui c'è Kamek che, come al solito, rompe le scatole. Ma voilà. Prendiamo le astroschegge. E là, che mi dici? Dai una lezione al brigante dell'oceano, per favore. No hai problema, Chico, ci penso io. Ma non prima di aver preso queste astroschegge. Che dobbiamo fare? Un'altra corsa? Sicuramente dobbiamo fare attenzione a questi. Ah, giusto, posso fare anche così per andare molto più in fretta. Eccolo qui sotto. Aspettate, fatemi prendere queste astroscheggine. Ciao! Ma sei tornato cattivo, mi stavi simpatico. Di nuovo tu. Se rivuoi l'oceano, devi passare attraverso... Ok, 8 anelli. Non ricordo se c'è un limite, ma andiamo. Più che altro c'è un limite all'ossigeno. E soprattutto, attenzione a queste... A questi anelli. O meglio, a queste mine, ecco. Vai Mario. Oh, c'è anche un guscio. Vai. Ok. Come si rallenta con questo? Aiutiamoci con la visuale. Non andiamo ad impattare contro le medusine. Correggiamo la telecamera. 4. 3. Ah. Dov'è? Eccolo. 2. Ok, dov'è l'ultimo? Lì dietro. Dai che è andata benissimo. Aspetta. Fatto! Grande! Ah, le meduse! Stella, stellina. Eccoci. Vai! E siamo già a 2 per questo gameplay, in quanto... Senza contare il taglio della morte di prima, 9 minuti saranno 8-7 minuti. Non è male 2 stelle in 7 minuti, però erano semplici tutto sommato, dai. Cioè, più che semplici, erano brevi. Ok, vediamo quindi Orsù che ci attende. Qui abbiamo fatto tutto, quindi possiamo procedere. 62 48, facciamo questa qui che in ordine è la successiva. Galassia Razzoflotta. Oh mio Dio, mi sa che non sarà facilissima. Laser, laser, laser. Ora vediamo, ragazzi, io continuo a giocare, poi mal che vada, se l'episodio dovesse venire troppo lungo, probabilmente lo taglierò in 2 e ne otterrò 2 gameplay. Non voglio farli troppo troppo lunghi, ma il fatto è che ho voglia di giocare, quindi... Oh mio Dio, siamo in mezzo a 4 laser. Vediamo, Non siamo in mezzo a 4 laser, siamo proprio in mezzo a uno scatafascio di laser. Vediamo, cerchiamo di non farci colpire. Andiamo... Bravo Ivan, sei proprio forte. Andiamo qui. Oh 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 oh, bada che questo lancia dei fasci energetici maledetti. Tie. Ah, vedi che struttura. Ok, accoppiamo i cascosi qui.
dai, su, non mi fate perdere tempo. Vieni qui. Lì. Ah, ok, tutto qui. Oh mio Dio, no! I livelli quelli con i giochetti gravitazionali stra super maledizione. Lì c'è anche una vita, ma mi importa fino a un certo punto. Noi teniamo d'occhio questi amperini, sorpassiamoli perché tanto a breve bisognerà modificare la gravità. One up for us. Oh my god. Spero di non aver sbagliato. Ok, vai, 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 vai. Dove devo andare? Mi sa che dovevo andare prima a sinistra però, Proviamo. Oh, 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 beh sì, Fungo energia. Sempre utile, anziché no. E lì c'è un tubo, ma probabilmente potremo, sì, sicuramente raggiungerlo tra un pochino. Intanto proseguiamo di qua. Oh my god. Oh. Gravità modificata. Adesso qui dobbiamo saltare facendo attenzione a non ridurci in sottilette. Quindi sapientemente farò un balzo agile. Un balzo! Non in questo modo. Non in questo modo. Non volevo fare questo. Volevo fare un salto all'indietro. Ok, fortunatamente taglio e ci rivediamo lì. E ci riproviamo ancora. Oh, finalmente ce l'ho fatta. Ho raccolto un miliardo di astroschegge nel frattempo a forza di rifare quella parte. Ora dobbiamo fare attenzione qui a non farci sparare sulle gengive. Ok, ok, lì c'è un tubo. Planiamoci dentro e vediamo dove andiamo a sbattere. Oh. Che cos'è? Ah, ok, ok, attenzione alle bombe. Grazie, possiamo usare questi trottolini amorosi per farci mandare su. Vai. Aia, mi ero dimenticato dei laser. Ecco qua. Fortunatamente qui c'è un Goomba che ci ridarà energia. No, ci ha dato le astroschegge, mi sono sbagliato. Qui c'è una vita che non so come prendere. Aspettate, fatemi osservare. Ah, ok. Su, su, oh mio Dio, oh mio Dio. Vai, vai, vai. Ce la faccio? Sì. Mio Dio, che ambiente. Attenzione ai laser, che sono belli fitti. E io li faccio centrare subito, ovviamente. Ecco la stella. Aspetta, intanto riguadagniamo, ecco, un po' d'energia. E bisogna capire, qui c'è un cannone, vediamo. Ah, no! Dovremmo mandarlo a sbattere da qualche parte, sicuramente. Io intanto mi faccio rincorrere. Ci sarà sicuramente una grata, eccola! Wow! Abbiamo riempito tutto d'acqua, ma i laser si fanno più fitti. Allora, intanto torniamo su e respiriamo. Posso, ok, salire qui. Peccato per quelle astroschegge. E sicuramente dovremmo usare questi cosi volanti per farci traghettare fin là. Oh mamma. Tutto a posto. Altra vita. Ne ho perse tante quante ne ho riguadagnate. Via. Non ci provate. Ho sbagliato. Ho sbagliato. Ok, riprendo da lì sopra, ragazzi, a tra pochissimo. Ma qui c'è anche
una tartarughina con cui possiamo farci traghettare. Vediamo un po', Ero qui prima? Sì, credo di sì. Ma ce la faccio con un salto? No, no, decisamente. Eccolo, è questo qui. Ok, stavolta non ci sbagliamo, Rimaniamo vigili, rimaniamo fedeli. Non cadiamo. Ecco qua. Lì c'è una vita. Me la rischio? Ma sì, il pericolo è il mio mestiere. Occhio qui. Vai! Presa! Bene! E vai così! Buono, buono. Complicata, ma non impossibile. Yeah! E siamo a 90! Io continuo a esprimermi così, abbiamo 90 stelle. E 2009 astroschegge, certo che salvo, non scherziamo. Andiamo avanti. Vai, seconda stella. Yahoo! Pam pam papara papam. Tempesta di palle di cannone. Che bello, come sono felice. Ma del resto comunque siamo vicini alla fine del gioco. Ma è la galassia rocciosa? Sembra quello. Allora, no, ci sono parecchie diversità. Questo, questo si avvita, li conosciamo dai tempi di Super Mario Bros. 3, quindi sappiamo cosa dobbiamo fare, facciamoli avvitare. E proseguiamo. Ok, sequenza molto arcade, molto quasi elementare. Ovviamente non dobbiamo ripassare sui tasti già schiacciati. Fammi... Mamma mia, per un pelo. Tutti questi catenaccini. Aio, me lo sono preso. Sono catenaccini che escono dalle cuccette. Ok, liquidati, recuperiamo le astroschegge. Ancora, a mappa quante. Ok, andiamo avanti. Attenzione che stavolta c'è un buco nero minacciosissimo. Dai, avvitiamo la serie di bulloni senza morire. N'ho detto, ecco. Ancora, forza. Saltiamo di qua. Dai che ci siamo. Oh mio Dio, mica mi sparerete. Sì che mi sparano. Ammazza quanto me la so giocata bene. Stavolta è andata veramente bene. Ok, saltiamo. Prendiamo un po' d'energia. Chi è? Ah, ok. Ehi, bombe. Ma vuoi esplodere? Ecco, alla buon'ora. Andiamo. Bella grossa questa struttura, eh. Oh, astroschegge. Prensi. Ok, siamo di fronte a una zona di cannoneggiamento, proprio come sulla galassia rocciosa, mi pare si chiamasse. Quindi, attenzione. Concentriamoci. Potremmo anche abbattere queste palle di cannone sparando loro delle astroschegge, ma finché non è essenziale cercherò di risparmiare. Oh, ok, sì. Oh mio Dio, oh mio Dio. Non ci sto capendo nulla. Ok, calma. Tutto sotto controllo. Questa maledetta forza di gravità. Ok, ok. Devo scendere qui? Sì, ah, finalmente. Oh. C'è qualcosa sopra questo tuomp? Ah, una vita.
Vita che mi costerà carissima perché ho perso il treno. E invece ce l'ho fatta, mamma mia. Per un pelo, ma ce l'ho fatta. Goomba, non saltiamo, spariamolo via e basta. Mi sto impiccando. Non l'ho preso, vabbè. Amen. Maledizione alla gravità di Mario Galaxy e a chi è così malato fumato da inventarsi queste cose. Posso scendere? Certo che sì, via. No! Ma guarda te. Dai, riproviamo. Ok, abbiamo ripreso dallo stesso punto, non ho dovuto fare tagli. Anche se la zona è molto attiva. Ma siamo passati. Che vuoi? Che fai? Oh, anelli. Anelli maledetti. E lì c'è la stella. Siamo arrivati, dai che siamo arrivati. Dai che siamo arrivati. Calma. Ah, mi sono fatto prendere. Ma ho preso anche la stella. E vai. Bien, bien, bien.